Buongiorno a tutti. Allora, nel video di oggi vorrei parlarvi dell'importanza dei nostri errori, nel trading ovviamente, ma anche nella vita, perché poi di fatto si tratta alla fine sempre dello stesso argomento. Devo dire che riflettevo alcuni giorni fa, leggendo un libro molto carino, sul fatto che spesso e volentieri noi diciamo siamo contrari agli errori, o comunque non li accettiamo, o comunque siamo negativi nei confronti degli errori, senza renderci in realtà conto che sono gli errori che ci fanno veramente migliorare. Gli errori, le cose difficili, le cose che non ci piacciono. Ed è per questo che io mi auspico sempre che nei momenti in cui ci sono delle difficoltà, degli errori, io cerco di andare verso di essi, perché devo dire che le esperienze più importanti, i più grandi miglioramenti, li ho avuti durante degli errori, durante dei comportamenti, dei miei atteggiamenti, dei modi di agire non consoni, non perfetti, non corretti, diciamo così. Ma per quale motivo? Perché nel momento in cui noi andiamo a commettere un errore, cercate di pensarci un attimo anche voi, di fatto si crea assolutamente un problema. La funzione del problema è la funzione di porre la nostra massima attenzione su quel determinato punto, e noi, nel momento in cui andiamo a mettere la nostra attenzione su quel determinato punto, andiamo a caricare quel punto di una grande intensità emotiva, e quindi questo rimane un po' fotografato nella nostra mente. E questa fotografia rimane indelebile nel nostro cervello e quindi rimane un monito importante. Quindi solitamente quando noi commettiamo un errore, soprattutto più è grave e più è bello, nel senso che più ce lo ricordiamo, è difficilmente o quasi impossibile che noi commetteremo quell'errore, perché di fatto quell'errore diventa parte di noi, no? Quindi se noi commettiamo un qualsiasi tipo di errore che esso sia, abbiamo subito un risultato negativo. Quel risultato negativo entra a far parte di noi. Quindi nel momento in cui noi andiamo ad operare sul mercato, la prima cosa che facciamo è ci ricordiamo quell'errore che abbiamo fatto, e quindi creiamo la nostra struttura di trading e attività dal punto fisso che quell'errore noi non lo dobbiamo più commettere. E quindi nell'immediato l'errore è una cosa che ci spaventa, è una cosa che non ci piace. Ma nel medio e lungo termine, di fatto, sono tutti gli errori che ci sono capitati nel passato che vanno a puntellare il modo in cui noi andiamo a lavorare oggi. Cioè, più errori abbiamo fatto, se chiaramente abbiamo l'umiltà di voler imparare dai nostri errori, quindi è importante fare degli errori, ma è importante soprattutto l'atteggiamento con cui noi ci rapportiamo ai nostri errori. Quindi se li prendiamo come un elemento di miglioramento, quindi questo dal punto di vista della prospettiva, dal punto di vista di come siamo fatti noi, è molto molto importante. Quindi se li prendiamo secondo questa logica, noi andremo per esempio a fare trading evitando tutta una serie di punti che sappiamo essere dei punti caldi. Quindi domani, quando noi commetteremo degli errori, dobbiamo vederli in lato positivo, sapendo che quelli saranno i punti, saranno le fondamenta da cui poter ripartire per poter lavorare al meglio. Quindi cerchiamo di rivedere un po' tutti quanti i nostri errori, cerchiamo di capire come noi siamo evoluti grazie a questi errori, e in futuro, quando questi ci capiteranno, nell'immediato faremo un vabbè, anche oggi è successo, perché tanto è inevitabile, gli errori ci capiteranno sempre, però con la consapevolezza che in passato questi errori ci sono stati di aiuto, a mio avviso li vedremo in maniera meno grave e li vivremo meglio, e quindi migliorerà la qualità della nostra vita e sicuramente non ne commetteremo più in futuro. Purtroppo nel trading, per quanto uno esperto, io ancora oggi commetto errori in maniera continuativa, magari forse di gravità non così enorme, però tutt'oggi continuo ancora ad imparare. Quindi non pensiate che anche con l'esperienza gli errori non si commettono. Si commettono con tipologie diverse, quindi cambiano semplicemente la tipologia degli errori, ma essendo noi in un percorso di evoluzione, di fatto nella nostra vita commetteremo sempre errori. Il punto non è gli errori che commettiamo, ma gli insegnamenti che riusciamo a prendere da questi errori. Questa è la mia piccola pillola di insegnamento che, devo dire, nel passato e anche nel presente mi è veramente molto molto utile.
spero che lo sia anche per voi. Scrivetemi sotto i vostri commenti, i vostri errori più grandi e che cosa avete imparato da essi, e vediamo insieme, perché magari anche il racconto dei vostri errori ci aiuta a non commetterli noi in prima persona. Ok? Ci vediamo al prossimo video. Ciao!